Lavoriamo sull'autostima. Buongiorno e bentrovati su Consiglieria Bambini. Grazie mille per i tantissimi mi piace che mi state regalando nell'ultimo periodo. Oggi insieme a voi vorrei parlare di autostima. Troppo spesso sento dire a colleghi e famiglie questa frase. Il bambino non riesce bene nelle cose perché ha poca autostima, si può fare poco. Non credo sia giusto, ma approfondiamo un attimo. Sapete che per avere autostima è importante sentirsi stimati? Noi adulti, famiglia e scuola abbiamo alcune responsabilità e vi svelo un segreto, anche in questo caso noi possiamo fare la differenza. Le nostre parole possono diventare carburante per i nostri bambini. La frase che dovremmo sempre dire è: puoi farcela, provaci. Io sono qui, se hai bisogno, ci sono. Vi presento ora un albo illustrato molto valido, a mio avviso, per lavorare sull'autostima. Il punto di Peter Reynolds, Ape Junior. Protagonista di questa storia è Vanshi. Vanshi dice di non saper disegnare, la sua maestra invece non la pensa così. La lezione di disegno è terminata. Ma Vanshi resta incollata alla sedia. Il foglio sul banco è più bianco che mai. La sua insegnante osserva il foglio bianco. Ah, wow! Un orso polare in una tempesta di neve! Dice. Ah ah ah! Molto divertente! Esclama Vanshi. È che proprio io no, non so disegnare. L'insegnante sorride. Fai un punto e vedi un po' dove ti conduce. Vanshi afferra un pennarello e lo scaglia sul foglio. Ecco. La maestra prende la pagina e la esamina con molta attenzione. Poi porge il foglio a Vanshi e dice: adesso firmalo. La settimana successiva, quando Vanshi entra nell'aula di disegno, resta sorpresa nel vedere un certo quadro appeso dietro la cattedra. È il piccolo punto che aveva disegnato lei, il suo piccolo punto, inserito in una splendida cornice dorata. Vanshi pensa: posso senz'altro disegnare un punto più bello di questo. E continua a fare prove su prove. Alcune settimane più tardi, alla mostra di disegno a scuola, i quadri di Vanshi hanno un grande successo. Ad un tratto, la piccola nota un bambino che la osserva. Oh, sei davvero un grande artista, le dice. Anch'io vorrei saper disegnare. Vanshi la guarda. Scommetto che ne sei capace. Io no, non so neanche tirare una riga dritta con il righello. Vanshi sorride e porge al bambino un foglio di carta. Dai, forza, fammi vedere. E mentre lui traccia la riga, la matita gli trema in mano. Vanshi dà un'occhiata a quel ghirigoro, poi dice: adesso firmalo. L'insegnante di questa storia rappresenta l'adulto che ciascun bambino dovrebbe incontrare durante la sua crescita. Un adulto paziente, attento, che sostiene e crede sempre nella bambina. La sua dedizione e il valore delle sue parole hanno portato Vanshi a credere in se stessa, valorizzandola sempre e comunque, fino a realizzare una mostra con tutti i quadri proprio realizzati da lei. Pensate un po',
il valore e il potere che hanno le nostre parole sugli altri. In questo albo illustrato, Banshee impara che è importante partire, provare e con la firma suggella e riconosce le sue capacità. Inoltre succede qualcosa di ancora più bello. La nostra Banshee ripropone l'insegnamento della sua maestra con un bambino che come lei crede di non essere capace. Lo sostiene e gli trasferisce la fiducia necessaria per riconoscersi all'altezza. Dove c'è un punto, c'è sempre un inizio. Tutto questo non sarebbe però accaduto se la nostra protagonista non avesse incontrato sul suo cammino una splendida maestra. Tu conoscevi questo albo illustrato? Ho letto pochi e brevi passaggi del testo per farvi arrivare velocemente il messaggio. Però se decidete di leggerlo o se già lo conoscete, vi prego di farmelo sapere qui giù nei commenti. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per aver seguito il mio video. Vi mando un grandissimo bacio, un grandissimo abbraccio e vi aspetto ancora qui settimana prossima. Buon inizio settimana a tutti e a presto, prestissimo. Ciao!